come facciamo ad aiutare gli insegnanti e i ragazzi a comprendere la pubblica amministrazione ben prima che si manifestino opportunità lavorative. E noi dobbiamo essere in grado di parlare in parallelo sia agli insegnanti, che possono migliorare il messaggio verso i giovani, ma anche direttamente ai giovani. Abbiamo spazio per lavorare sull'orientamento. Quindi avere la capacità di spiegare la realtà delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche la tecnologia, per far sì che l'orientamento diventi tangibile sia per insegnanti che per studenti. Gli insegnanti sono fondamentali perché hanno la capacità di amplificare la realtà, no? Di amplificare nel senso positivo, cioè di diffondere dei messaggi. Quello che dobbiamo fare è avere un rapporto più continuo, incontrarli. Possiamo incontrare delle scuole, come si fa, ma anche utilizzare dei mezzi più innovativi per diffondere la conoscenza, pubblicizzando le realtà delle pubbliche amministrazioni, delle loro sfaccettature. Cioè, pensiamo quanto volontariato c'è in Italia. Significa che ci sono aspetti vocazionali dei nostri ragazzi che noi potremmo facilmente incontrare. Nel piccolo comune, se vuoi stare vicino ai cittadini, troverai il tuo spazio e la tua ragione d'essere. Così come, se ti piace viaggiare, vuoi aiutare il tuo paese all'estero, la Farnesina può essere eccellente. Così come ci sono un mucchio di attività che possono incontrare il desiderato dei giovani. Noi dobbiamo essere bravi a saperle spiegare.